La voglio dedicare a tutti quelli che hanno capito che questo paese non è di chi lo governa, ma è di chi lo abita. Siamo un paese molto lontano dal paese che abbiamo sognato, ma smettere di sognare quel paese lì non serve a nessuno. L'articolo 3 che dichiara: tutti i cittadini hanno pari dignità sociali e sono tutti uguali davanti alla legge. Pur non essendo italiana, mi sento appartenente a questo paese e forse molto più di altri italiani. Una vita da mediano. Le canzoni possono essere utili e io sono contento di sentire che ogni tanto le mie sono state utili per qualcuno. Perché la resistenza è la stessa radice latina di esistere, vuol dire esserci. In tutte le cose che faccio ci metto sempre tanto impegno e questo mi basta. Alla fine della vita di ognuno di noi, uno è giusto anche che venga giudicato per ciò che ha fatto, ma io non metto in secondo piano per ciò che avrebbe potuto fare e non ha fatto. Dalla fine della Seconda Guerra Mondiale a oggi c'è stata in Italia la trasformazione del popolo in pubblico. Vota da casa, applaude, si indigna e poi va a dormire. L'importante non è stabilire se uno ha paura o meno, è saper convivere con la propria paura, non farsi condizionare dalla stessa, altrimenti non hai più coraggio e incoscienza. Niente paura, niente paura, niente paura, ci pensa la vita, mi han detto così.